Ok, penso che possiamo iniziare. Benvenuti alla seconda edizione di Documentaria. Si tratta, come nel caso della prima edizione che si è svolta nel novembre del 2013, di un laboratorio dal basso, quindi finanziato da Arti, come sicuramente sapete. Oggi il rappresentante di Arti non è potuto purtroppo essere qui a portare il suo saluto, ma diciamo mi faccio in qualche modo portavoce, insomma, di Arti, che naturalmente ha avuto un ruolo fondamentale in questa, anche in questa edizione di Documentaria. Documentaria sarà un ciclo di seminari e di workshop che si svolgeranno da oggi fino a sabato 31 a Bari. Avremo una serie di ospiti, io credo piuttosto importanti. Oggi, ad aprire questo laboratorio, abbiamo un docente che è già stato qui per la prima edizione. Si tratta di Jerry Bager, che insomma ringrazio per aver nuovamente accettato di essere qui con noi. Jerry Bager è una delle più importanti figure a livello internazionale di critico di fotografia, molto noto per i tre tomi di The Photo Book History editi da Feidon, che sono un po' il punto di riferimento internazionale in materia di libro fotografico, scritti insieme a Martin Parr. In questa occasione, oggi pomeriggio, Jerry parlerà non solo di libri fotografici, ma piuttosto traccerà una sorta di autobiografia scientifica, un percorso molto personale attraverso gli autori che più lo hanno influenzato, toccando alcune tematiche presenti in questo libro edito da Aperture, che si chiama The Pleasure of Good Photographs, che è una raccolta di saggi critici che Jerry ha scritto nel corso degli anni. E credo che questa autobiografia si intersecherà anche con un suo lavoro di autore, forse meno noto rispetto a quello di critico, ma di autore, di fotografo, per cui ci mostrerà anche dei suoi lavori. Domani invece Jerry sarà al Fortino, sempre dalle 16 alle 20, per una lettura portfolio, per la quale noi abbiamo, insomma, fatto una call sostanzialmente, per cui ci saranno 20 autori che mostreranno i propri lavori a Jerry, ma comunque la lettura è aperta al pubblico, per cui chiunque vorrà potrà venire ad assistere. Vi dico anche un po' in breve quale sarà il programma della settimana prossima. Ci saranno il 29 Domingo Milella, 29 mattina, sempre qui all'ex Palazzo delle Poste. Poi Robert Morath, che è un gallerista di Amburgo, il 29 e il 30, 29 pomeriggio e il 30 mattina. Il 30 pomeriggio invece avremo Peter Bialobreschi, insomma, autore, fotografo tedesco molto noto, mentre il 31 al Fortino faremo questo esperimento di evento che si colloca a metà strada tra una lettura portfolio e una mostra, nel senso che ci saranno 25 autori che a turno all'interno del Fortino allestiranno dei tavoli che predisporremo, per cui esporranno i propri lavori, e gli esperti, appunto Morath, Bialobreschi e Milella, insieme al pubblico potranno girare tra i tavoli e interloquire, insomma, con gli autori, per cui qualcosa che si colloca a metà strada, se vogliamo, tra una lettura portfolio e una
insomma è una mostra. Io credo di aver detto più o meno tutto su Documentaria, come gli altri laboratori dal basso, anche Documentaria in streaming, per cui in questo momento insomma, qualcuno ci sta seguendo anche da casa. E, thank you Jerry for coming here. E, cedo la parola a Jerry per la sua lezione. Grazie. Microfono. Quale? Qual è il microfono? Già microfono. Buonasera a tutti. I would just like to say what a pleasure it is to be back here in Bari. And I can also say that I have now cooked riso, patate e cozze. Mi sentite? Ok. Per prima cosa volevo semplicemente dire che è un piacere per me essere qui nuovamente a Bari. Aggiungo un'altra cosa, ho imparato a cucinare riso, patate e cozze. I haven't quite got it right yet, but I'm learning. Ancora non è perfetto, ma ci sono quasi. Michele asked me to talk about my book. The Pleasures of Good Photographs, which is a book of essays on photography, but it's also a kind of autobiography and a manifesto for the kind of photography I like, that I practice, and that I think is the most important kind of photography. And what I'm going to do in this lecture is try and explain why. Michele mi ha chiesto di parlare del mio libro, The Pleasures of Good Photographs, che diciamo è una raccolta di saggi sul tema della fotografia, ma non è soltanto questo, è anche un'autobiografia. È un'autobiografia che racchiude il tipo di fotografia che mi piace, il tipo di fotografia che mi piace fare e il tipo di fotografia che io penso sia la più importante, la più rilevante. Quindi quello che cercherò di fare oggi e spiegare il motivo di tutto questo. First of all, let me explain the title of the book, The Pleasures of Good Photographs. I thought very hard about what to call the book, and this phrase that the American photographer Lee Friedlander used always came back into my mind, and he said, "The pleasures of good photographs are the pleasures of good photographs, no matter how they are made." Per prima cosa cercherò di spiegarvi il titolo, il motivo per cui ho chiamato questo libro proprio The Pleasures of Good Photographs. Ci ho pensato a lungo, c'è stato a trovare un titolo adatto, c'è stato un percorso complicato, e quello che continuava a arrivare nella mia mente, la frase che continuava a venire fuori, era una frase del grande fotografo Lee Friedlander, che diceva: il piacere delle buone fotografie è il piacere delle buone fotografie, non importa come esse siano realizzate, siano fatte. And for me, photography really is a pleasure. I love looking at photographs, any kind of photographs. I'm always looking for good ones, of course, but I look at photographs daily, constantly, on the internet, in books, everywhere. And the medium for me is a constant pleasure and a constant fascination.
E per me effettivamente la fotografia è un piacere. Io guardo le fotografie con tanto piacere. Certo, sono sempre alla ricerca delle buone fotografie, ma sono costantemente anche alla ricerca in tutti i mezzi, in internet, nei libri. Cerco e guardo sempre con grande piacere e con grande godimento le fotografie. E la fotografia come mezzo in sé rappresenta per me un piacere e un motivo di fascino e fascinazione. And so what I'm going to do is go back to the beginning, tell you how I got into photography, tell you how I came to like the kind of photography I like, and how that informed my practice and how it informed both me as a photographer and as a critic. E quindi quello che cercherò di fare oggi è tornare un po' alle origini, tornare un po' indietro e cercare di spiegarvi come io ho iniziato, come sono arrivato alla fotografia e come sono arrivate quelle fotografie che poi mi piace vedere e mi piace fare, che qual è stato il mio percorso di formazione sia come fotografo sia come critico. So we go back to university, maybe to a room like this, in 1966, when I was studying architecture. E quindi torniamo indietro agli anni universitari, magari in un'aula come questa, per la precisione al 1966, quando studiavo architettura. And this was in Dundee, in Scotland. E questo era Dundee in Scozia, ovviamente. And as part of our course, we had to learn how to take photographs. E parte del corso consisteva proprio nell'apprendere come scattare delle buone fotografie. So if you had a project, you could go and make pictures on site of how the project was going, or you could make photographs of the site and so on. E quindi se c'era un progetto che bisognava portare avanti, magari si poteva andare sul sito del progetto e vedere come procedevano i lavori, e quindi scattare le fotografie dei lavori o scattare le foto del sito in sé dove i lavori si svolgevano. And of course in those days you didn't have iPhones or digital cameras, you had to learn how to use film, how to expose it, and then the really magic bit, how to make a print. E ovviamente al tempo non esistevano ancora le macchine fotografiche digitali o gli iPhone, per cui bisognava usare la comune pellicola, bisognava imparare l'arte dell'esposizione e soprattutto bisognava poi imparare, una volta scattata la foto, a stamparla. And so then you have the magic moment when everyone is in the dark room and the teacher exposes the paper in the enlarger and then puts it in the developer, and then three minutes later up comes the picture. And for me that was a magical, I'll never forget this magical moment when this picture suddenly appeared, and you realize, oh my God, everyone can make a picture. E per me questo era un momento particolarmente magico, un momento che io non dimenticherò mai, un momento che ha in sé proprio una magia molto forte, no? Quando si era tutti nella camera oscura, c'era l'insegnante che appunto tirava fuori queste foto, le esponeva, e ad un certo punto, dopo praticamente 3 minuti, quindi un tempo molto breve, improvvisamente spuntavano magicamente queste fotografie. Io ricordo che pensavo all'epoca, oh mio Dio, chiunque può scattare una foto. And the teacher we had was a man called Joseph McKenzie. L'insegnante che avevamo all'epoca si chiamava Joseph McKenzie. And at that time he was making pictures all over Scotland, thousands of pictures, and having lots of exhibitions. He's unknown now, except that I've just done a thing on European photography and mentioned him in it, but he's almost unknown now.
But he, in the 60s, he was a very prolific photographer. E questo insegnante che noi avevamo era un fotografo molto prolifico negli anni 60, perché si occupava in particolare di fotografie della Scozia, ne aveva scattate a migliaia, erano veramente moltissime, però ai più questo fotografo, quindi questo nostro insegnante, era ed è rimasto sconosciuto, a parte che io stesso l'ho citato in un progetto sulla fotografia europea, quindi ho portato fuori il suo nome, ma per il resto era un fotografo pressoché sconosciuto ai più. So he was an incredible technician, and he used very large cameras, you know, with the black cloth and everything. And this is one of his photographs, very typical photograph. La fotografia che vedete alle nostre spalle è una delle sue fotografie, no? Lui era un tecnico straordinario, utilizzava queste grandi macchine fotografiche con il panno scuro sopra. E appunto quella che vedete qui, come dicevo, è la prima, è una delle sue fotografie principali. And the very important thing for me was that he was very influenced by American photographers, which was unusual in Britain at that time. And his favorite photographers were Ansel Adams and Paul Strand. E la cosa importante per me era che lui era particolarmente influenzato dalla fotografia americana, cosa abbastanza singolare per un fotografo britannico. In particolare i suoi fotografi prediletti erano Ansel Adams e Paul Strand. So he got me looking at American photographers rather than at Cartier-Bresson, which everyone else was looking at the time. E a quel tempo quindi lui mi ha portato a guardare ai fotografi americani piuttosto che a Cartier-Bresson, che era un esempio a cui tutti gli altri guardavano al tempo. So this is a typical photograph by Joe, as we called him. It's very like Paul Strand. Very dependent on textures and things like that, which again was important for me. Questa foto che vedete qui è una foto tipica di Joe, come lo chiamavamo noi, ed è molto simile, si mette molto in linea con Paul Strand, in particolare per la texture, come probabilmente potrete notare. But this is a little aside, a little story. If you notice, the print is very dark. He was a very dark, rich printer, and so I thought that was the way you should print photographs. C'è una piccola, diciamo, un piccolo aneddoto a proposito di questa foto. Come vedete, questa stampa è una stampa abbastanza scura. Fu realizzata la fotografia effettivamente con una stampante abbastanza scura. Quindi all'epoca io pensavo che questa fosse la luce giusta o la stampa giusta che si dovesse fare di una foto del genere. So eventually, maybe 10 years later, when I'd made a lot of photographs, I went over to New York and showed them to John Sarkowski, the famous American curator. And he said, "Oh, are all your negatives underexposed? These prints are terribly dark." E 10 anni più tardi io ero a New York e ho mostrato questa foto, ne avevo già fatte tante, no? E ho mostrato questa foto particolare a un curatore, John Sarkowski, che mi ha detto: "Ma com'è possibile? La tua pellicola è tutta sottoesposta, è una delle fotografie più scure che abbia mai visto, è incredibilmente scura." So I had to come home and learn how to do it all over again. E quindi sono dovuto tornare a casa e imparare nuovamente tutto da capo. This is one of his few lighter prints. Questa è una delle poche fotografie più luminose effettivamente di Joe. A picture of his daughter in her communion dress. È una fotografia di sua figlia nel suo abito da comunione. But now we come to the road to Damascus and the big revelation.
E ora arriviamo alla rivelazione, no? All'illuminazione sulla via di Damasco. Because he was interested in American photography, I started buying these American photographic magazines. Siccome lui era interessato alla fotografia americana ed io con lui, io ho cominciato ad acquistare una serie di riviste di fotografia americane. And in one of them I suddenly came across this image. E in una di queste ho proprio sono venuto a contatto con questa foto in particolare. And it was actually very small. I don't know why I was attracted to it, because it was reproduced very small. And it actually, funnily enough, was in an article about photo books you should have. E non so perché abbia così tanto attratto la mia attenzione, perché in effetti sulla rivista era molto piccola, in formato molto piccolo, ed era, diciamo, e corredava un articolo a proposito dei libri fotografici che ognuno di noi dovrebbe avere. Which in view of my later career with photo books is quite ironic. But I was much more interested in photography and printmaking in those days, not so much in the book. Che considerato poi quello che è venuto dopo e quindi il mio interesse per i libri fotografici suona un po' ironico, ma io all'epoca ero molto più interessato alla fotografia in sé, al processo di stampa, piuttosto che al libro. But the image was illustrating a piece about a book called American Photographs by Walker Evans. E insomma l'immagine corredava un libro, illustrava un libro di Walter Evans chiamato appunto American Photographs, fotografie americane. And so I went down to my local bookshop and somehow managed to make an order for this book, come from America. It was very expensive, but eventually the book arrived, and of course this was my complete St. Paul on the road to Damascus moment. E sono andato poi in una libreria locale, l'ho ordinato direttamente dall'America, quindi mi è costato una fortuna, però finalmente il libro è arrivato, e questo libro ha praticamente rappresentato la folgorazione sulla via di Damasco. Because what this book showed me was, oh, photography can be an art, and it also showed me, for me, what kind of art it might be. And this book also contains, I think, the finest essay ever written about photography, by Walker Evans' friend, Lincoln Kirstein. E diciamo l'illuminazione, la folgorazione che è derivata proprio da questo libro era che io finalmente in quel momento capivo che la fotografia poteva essere un'arte, ma ancora di più capivo che tipo di arte poteva essere. E all'interno di questo libro ricordo che c'era una raccolta di saggi degli amici, dei colleghi di Walter Evans, uno in particolare che è Lincoln Kirstein, un saggio in particolare ha colpito la mia attenzione. So what I feel about photography, how I write about photography, is totally informed by both Walker Evans' pictures and by this Lincoln Kirstein's essay. E quindi quello che io sento, provo nei confronti della fotografia, ma anche quello che io scrivo a proposito della fotografia è influenzato da queste due grandi colonne, Walter Evans da una parte e il saggio critico di Lincoln Kirstein. And most of the people I will talk about in the talk, it's the same thing. For example, when I was asked to write an essay for Guido Guidi's book, A New Map of Italy, the only thing John Gossage, who was designing and commissioned the book, said to me was,
I don't have to tell you anything about Guido's work except that Guido's favorite photographer is Walker Evans and his favorite book is American Photographs. That's all John told me about Guido. And I didn't need to know anything else. E questa cosa che ho appena detto vale più o meno per tutti gli artisti che andrò a citare durante questa conferenza. In particolare ricordo un episodio quando mi fu commissionato di scrivere un saggio introduttivo al libro di Guido Guidi, The New Map of Italy, la nuova mappa dell'Italia. Ricordo che John Gossage mi disse che appunto mi aveva commissionato questo saggio: guarda, non hai bisogno di sapere nulla di Guido Guidi e della sua arte, tranne il fatto che il suo fotografo preferito è Evans e il suo libro preferito è American Photographs. Quindi in quel momento ho capito che effettivamente non avevo bisogno di sapere nessun'altra informazione per poter scrivere quel saggio. Ok, I will return to both Walker Evans and Guidi in a moment. There is one of two or three other photographers who were very important, and this is the second one. Ritornerò su Evans e Guidi a breve, però ci sono ancora un paio di fotografi che vorrei citare che ritengo importanti. Questo è uno dei due. This is Eugène Auger, the great French photographer. Eugène Auger, un grande fotografo francese, è l'autore di questa foto alle mie spalle. And I would say, for me, and for other people, Walker Evans is the most important photographer of the 20th century, because I think he showed what photography could do, or what kind of art photography might be. Beh, per me, e probabilmente non sono per me, Walker Evans è uno dei più importanti, se non il più importante fotografo del XX secolo, perché quello che è riuscito a fare è stato mostrare ciò che la fotografia può fare o ciò che la fotografia può essere in quanto forma d'arte. But Auger is the greatest photographer. Ma Auger è davvero il più grande. And for me, no one has made a greater photograph than this. Per me nessuno ha fatto una fotografia più bella di questa che vedete. This one I have a print of, and I can tell you that if you go on the Library of Congress website, se andate sul sito della Library of Congress, io ho una stampa, tra l'altro, di questa fotografia qui. They have a very large collection of Walker Evans. C'è una collezione molto ampia delle opere di Walker Evans sul sito della Library. And they've been scanned. E le immagini sono state scannerizzate. And you can download a very large file. E potete addirittura scaricare un file molto grande. For free, from which you can make a print. Gratuitamente potete addirittura realizzare una stampa di. I don't have a print of this one. Non ho una stampa di questa qui. I think there is only one print. Penso che ce ne sia solo una in assoluto al mondo. It's in New York. Ed è a New York. So I discovered Walker Evans, I discovered Auger, and then of course I discovered Henri Cartier-Bresson. Quindi ho scoperto Evans, ho scoperto Auger e ovviamente ho scoperto Cartier-Bresson. And then I discovered Robert Frank and his book The Americans. E poi ho scoperto anche Robert Frank e il suo libro The Americans, gli americani. So I think I was very lucky. I hit by accident or serendipity, I just got right to the heart of
what I think photography is about. E sono stato molto molto fortunato perché, che sia stato il caso o il destino, sono arrivato direttamente al cuore di quello che credo sia la fotografia. I'm just now going to talk a little bit about one of the things that photography does, and it seems so obvious that people don't talk about it, but I think it's very important to talk about it and think about it simply because it is so obvious. E quello che farò adesso sarà parlare brevemente di una cosa in particolare che la fotografia fa. Una cosa probabilmente ovvia, talmente ovvia che nessuno ne parla, ma al contrario io credo che proprio il fatto che sia talmente ovvia la diciamo rende degna di conversazione e di riflessione. And I talk about it, I think, in the first or second chapter in the book, and that is the fact that, and it's so obvious that it seems too simple to talk about. Photography takes you somewhere. Ne parlo nel primo e nel secondo capitolo del mio libro. È una cosa molto ovvia, talmente ovvia da sembrare troppo semplice. Però la verità è che la fotografia vi porta e porta da qualche parte. Sì. So this is Saint-Cloud, just outside Paris. Questo è Saint-Cloud, alle porte di Parigi. On a March morning. Sorry? A morning in March. Ah, ok, in una giornata, una mattina di marzo. 1926. Nel 1926. Okay, but it's, of course, it's very important. It's a place and it's a time. Ma la cosa importante è che c'è un tempo e c'è un luogo. Another little story. I have often gone around Paris looking for places where Ager photographed. E un piccolo aneddoto sempre a questo proposito. Io ho girato in lungo e in largo Parigi alla ricerca dei posti dove Ager fotografava e chi Ager fotografava. And I remember we went to Saint-Cloud to see, he took some of his greatest photographs there, and we got off the metro, we walked a kilometer to the park, we walked up the hill to where he took these photographs. Margaret was with me and my daughter and her boyfriend. E mi ricordo che sono andato anche a Saint-Cloud assieme a Margaret, c'era mia figlia, c'era il suo fidanzato, siamo usciti dalla metro, abbiamo camminato per un chilometro e... And I was looking for this photograph. Where is this photograph? E io cercavo questa foto, dov'è questa foto? It's all the same. And, ma tutto sembrava la stessa cosa, tutto sembrava uguale. Cream, so Margaret and my daughter and her boyfriend sat down and I went over to get the gelato and... Couldn't see where this picture was taken. E insomma, c'era qualcuno che vendeva gelati. Margaret e mia figlia si sono sedute, io continuavo, sono andato a prendere il gelato e continuavo nel frattempo questa spasmodica ricerca di questa fotografia. Non riuscivo a trovare dove fosse questa foto. And I walked over with the ice creams and I turned round and I went, ah, there it is. E insomma, ho preso questo gelato e mentre tornavo con questo gelato mi sono voltato e improvvisamente l'ho vista. Ah, eccola qui, ho detto. But it's a very interesting thing about photography. You can go to a place, make a picture, and maybe come back the next day and you don't... How did I take that? Why did I take that? That's one of the big mysteries. But it has to do with how your mind, how your eye was at that moment. And it's different the next day, and you don't see it. Or, you know roughly where it is, but you don't see it exactly. So you make another picture, different one. E la cosa molto importante della fotografia è che si può andare in un posto, si può fare una foto e si può tornare nello stesso posto il giorno successivo e non ritrovare quello stesso posto e chiedersi dov'è che ho fatto questa fotografia, perché ho fatto questa fotografia. Quello
credo che abbia a che fare innanzitutto con l'occhio e con la mente di chi ha scattato la fotografia in quel preciso istante e in quel preciso momento, che ovviamente non sono l'occhio e la mente del giorno successivo. Quindi il giorno successivo si può avere un'idea vaga di dove e del perché la fotografia sia stata scattata, ma non si ha certamente un'idea precisa, e di certo non si può scattare la stessa fotografia, se ne scatta un'altra. So this one is on the banks of a French river. I think it's the Marne, it's not the Seine. On the banks of the Marne river, 1936. Questa dovrebbe essere la banchina di un fiume, 1936. 1936. I think so, yes. Penso 1936. Fiume francese. And someone is just eating a chicken leg. And someone is pouring a glass of wine. C'è qualcuno che mangia una coscetta di pollo, qualcun altro sta versando un bicchiere di vino, sta versando del vino. And someone's looking at her fingernail. Qualcuno sta guardando le unghie. All in one perfect moment, which is really about nothing, but about everything to do with life. E in un solo preciso istante, un istante che può essere nulla, ma che in realtà è tutto ciò che c'è nella vita. Sei nulla ma tutta. Nulla ma tutto. O niente ma tutta. tutti, sorry. And this one is Miami in 1955. Questa è Miami, 1955. And if we go back to Walker Evans, and we'll always be going back to Walker Evans. E se torniamo indietro a Walker Evans, ma torneremo sempre indietro a Walker Evans. He said that photography should be about form and structure, certainly. E quello che diceva Walker Evans è che la fotografia certamente deve contenere una forma e una struttura, deve riguardare la forma e la struttura. But also about metaphor and symbol. Ma deve riguardare anche metafore e simboli. And play. E soprattutto gioco, play, gioia. Gioia, ah, ok, sì. Gioia o gioco, play. Yes. And this is an important photograph for me because this illustrates the metaphor, the symbol bit, and it's a dead car. It's a car covered with a shroud. E questa è una fotografia per me molto importante perché è proprio illustra davvero simboli e metafore. In particolare per me questa è una macchina come se fosse morta, coperta da un sudario. So it's just a car. The photographer is walking along. It's just a car covered with a sheet. In fondo è solo una macchina coperta da un lenzuolo, no? But then when you photograph it, it becomes like the Ajay in Sang, it becomes totally transformed. Ma una volta fotografata si trasforma completamente, diventa completamente diversa. Into something totally different. E si trasforma in qualcosa di completamente differente. Although it's still just a car covered with a cloth. Sebbene rimanga comunque un'automobile coperta da un lenzuolo o da un panno. I had these influences, but I also became interested in the beginnings of photography, in 19th century photography. And it's interesting, you get critics of photography and collectors of photography. You get. Oh, sorry. No. I thought you were going to stop. No, go. E semplicemente io quindi ho avuto
tutti questi punti di riferimento, sono stato influenzato da tutte queste cose. In particolare è cresciuto poi nel tempo l'interesse per la fotografia del XIX secolo. E una cosa a proposito dei critici e dei collezionisti di fotografie. And some say, oh, I'm not interested in 20th century photography, I'm only interested in 19th century, or I'm only interested in contemporary, and so on. And for me, it's all the same process. E appunto quello che sento spesso dire da critici e collezionisti è: no, non mi interessa la fotografia del XIX secolo, mi interessa la fotografia contemporanea, la fotografia del XX secolo. In realtà per me fa tutto parte di un medesimo processo. This is back to Lee Friedlander. The pleasures of good photographs are simply the pleasures of good photographs. E torniamo di nuovo a quello che diceva Lee Friedlander: i piaceri delle buone fotografie sono nient'altro che i piaceri delle buone fotografie. So I got very interested in 19th century photography, and so here the camera takes you to Egypt in, I don't know, 1866, something like that. E dunque, come dicevo, è cresciuto il mio interesse per la fotografia del XIX secolo. In questo caso la macchina fotografica vi porta direttamente in Egitto, probabilmente intorno al 1866. Or very important for me, a Scottish photographer working in Italy. E un'altra pietra miliare per me è un fotografo scozzese che lavorava in Italia. Campagna Romana in 1855. Questa è la Campagna Romana nel 1855. Or the Cascata Marmora in 1855. E la Cascata delle Marmore nel 1855. Wonderful photographs, which I own these prints, so they're very special. Queste sono tutte stampe che io ho, sono tutte stampe che molto speciali per me, quindi questa in particolare è una fotografia straordinaria. Or then I got to know John Sarkowski and again acquired a very, very important book for me about photography, again another book to learn from. E un altro libro che poi è stato un libro cardine per la mia formazione è il libro di John Sarkowski, che è un altro fotografo a cui io mi sono avvicinato e che ha destato il mio interesse. And in 1963, I think, he became curator at the Museum of Modern Art in New York. E nel 1963 è diventato curatore del MoMA a New York. And again, this isn't done enough. He made an exhibition called The Photographer's Eye. Lui ha realizzato una mostra chiamata The Photographer's Eye, l'occhio del fotografo. In which he talked about the language of photography. In cui parlava proprio del linguaggio della fotografia. And how photographers can use time. E come i fotografi erano in grado di utilizzare il tempo. And space. Lo spazio. And things like detail. E altre cose come i dettagli, il dettaglio. All the kind of things you use when you're constructing and thinking about photography. Tutte quelle cose, cioè, che vengono utilizzate quando si pensa alla fotografia e si costruisce poi la fotografia. So this was in this. This was one of the photographs which really struck me in the book. E questa è una delle fotografie che mi ha colpito di più all'interno del suo libro. Because another Scottish photographer, a very early photographer, but the photograph seemed to me to be very, very modern. La fotografia è una fotografia in realtà vecchia, è una delle primissime fotografie di un fotografo scozzese, ma a me, al mio occhio, è una fotografia che mi è sembrata subito molto moderna.
Because it's one of the first great close-ups in photography. Perché è uno dei primi grandi primi piani della fotografia. And if you're ever taking photographs and you feel uninspired, go very close. Semplicemente se vi cimentate con la fotografia e vi sembra di aver perso l'ispirazione, il consiglio è avvicinatevi quanto più possibile. Robert Capa said, if your photographs aren't good enough, you aren't in close enough. E Robert Capa diceva, se le fotografie non sono sufficientemente buone perché non siete sufficientemente vicini. And okay, you have to be, you need to be as close as you need to be. Ovviamente dovete essere vicino, tanto vicino quanto a voi interessa, quanto voi avete bisogno di essere vicino al soggetto. But if you feel uninspired, just go close and close and close, and you get interesting pictures. Ma se vi manca l'ispirazione, andate vicino, poi sempre più vicino e sempre più vicino, fino a che non arriva una foto interessante, e arriveranno delle fotografie interessanti. Ok, right. This talk is about my particular practice in photography, and I generally don't make portraits, but I'm very interested in portraiture. Diciamo che questa conferenza, questo incontro è a proposito della, diciamo, è sulla mia pratica di fotografo, su quello che io ho fatto in quanto fotografo. Io, beh, in quanto fotografo non faccio solitamente ritratti, però la ritrattistica è un settore che desta moltissimo il mio interesse, che mi interessa molto. Because this is so fundamental to photography, we all take. Well, these days we take pictures of ourselves, but portraiture is very important because it confirms one's place in the world, which I think is another fundamental thing about photography. E, ovviamente il fatto che i ritratti mi interessino molto è perché la ritrattistica è un cardine effettivamente della fotografia, lo è sempre. Oggi ci facciamo i selfie, no? Facciamo le fotografie a noi stessi, ma in realtà in qualche modo la ritrattistica è una conferma di una persona all'interno di uno spazio, che è poi un altro cardine, credo, della fotografia. But of course it also connects with the idea of photography taking you there. E ovviamente si ricollega a quell'idea di cui parlavo prima, l'idea della fotografia che vi porta lì, vi porta in quello spazio. Because you can suddenly see someone at a point in place and time who is long gone, who is dead. Perché voi improvvisamente vi ritrovate a vedere qualcuno in un punto preciso dello spazio e del tempo che però non esiste più, non esiste più quello spazio e non esiste più quel tempo, è scomparso. And again, this is so simple. It's so what is wonderful about photography, because no matter how wonderful a self-portrait by Rembrandt might be. E ancora una volta, è una cosa molto semplice quella di cui stiamo parlando, ed è una cosa in realtà straordinaria della fotografia, perché non importa quanto bello sia un autoritratto di Rembrandt. I'm in Italy. No matter how wonderful the Mona Lisa is. Ok, Italia, torniamo in Italia. Non importa quanto bello sia il ritratto della Mona Lisa, della Gioconda. It isn't la Gioconda, it's a painting. Non è la Gioconda la persona, in realtà è un ritratto. But this un quadro. Is almost a physical chemical trace.
Ma questo racchiude tratti fisici, tratti chimici di una persona. Of the actress, di un'attrice in questo caso, Sarah Bernhardt, when she was 17, all'età di 17 anni. And what's interesting, if we think about the photographer making this photograph. E la cosa interessante, se pensiamo al fotografo che sta facendo questa fotografia. Of course, he has an ambitious young actress in his studio. Nel suo studio fotografico ha come soggetto una ambiziosa giovane attrice. The first thing he says is, it might be better if you took your clothes off. E ovviamente la prima cosa che dice quando ha di fronte una giovane ambiziosa attrice è, forse è meglio che ti spogli e ti togli i vestiti. But of course he can't do a photograph like this. So then he takes, I mean it's actually a burnous, but it looks like an old curtain, so to put around her shoulders. E ovviamente, poiché non può fare una fotografia di nudo, la fotografa in questa maniera, con una specie, sembra quasi un tendaggio, una tenda, una coperta molto pesante che lei ha indosso. Okay. But what's really interesting is that Sarah Bernhardt. Una cosa particolarmente interessante è che Sarah Bernhardt immediately grasped how important photography could be. Ha capito immediatamente l'importanza che la fotografia poteva avere in helping her career. Per aiutarla, insomma, per farle far carriera. Quindi, as well as her acting. So she was thinking about image. Perché pensava all'immagine, quindi questa immagine poteva essere utile per la sua carriera e per la sua, in particolare, per il suo percorso di attrice. And here is someone else, thinking about her image. E qui c'è qualcun altro che pensa alla sua immagine. This is the Contessa Castiglioni. Questa è con la Contessa Castiglioni. Who I think she was involved in the Risorgimento. Credo che avesse preso parte o fosse coinvolta nei moti del Risorgimento. But she lived mainly, I'm not sure whether she might have been apart from her husband, but she lived in Paris. Viveva a Parigi, non sono sicuro, probabilmente era separata dal marito, sono certo però che vivesse a Parigi. But she was the mistress of Napoleon III. Ed era l'amante di Napoleone III. But also spying for the Risorgimento. Ma anche una spia del Risorgimento. So she has a portrait made, and she was regarded as one of the most beautiful women of the day. E quindi, diciamo, è stato realizzato un ritratto, si è fatta fare un ritratto di una delle donne più belle dell'epoca. And she was very well known because she held grand masked balls. Ed era molto famosa perché era solita organizzare grandi feste in maschera, grandi balli in maschera. Ballet in maschera. So when the picture is made, someone is making the photograph, and she's telling the photographer how she should be photographed. E mentre appunto c'era il processo, mentre si faceva la fotografia, lei diceva al fotografo quale fosse la posizione, come questa fotografia dovesse essere effettivamente fatta. So she holds up a little frame that you put a little photograph in. E prende una piccola cornice, una cornice di quelle piccole dove si possono mettere fotografie appunto molto piccole, la tiene in mano. And in this photograph she is saying, she's talking about the masked ball, she's also talking about looking through a keyhole, I'm a spy. It's all in the photograph, but no one would see it. E nessuno magari lo vede, ma in questa fotografia c'è tutto quanto di questo soggetto. C'è il ballo in maschera, magari sta parlando del ballo in maschera, o c'è questa piccola fessura come un buco della serratura che rimanda al fatto che lei poi fosse effettivamente una spia. So here's a whole photograph which is telling a story. This is what you can do in photography, and it is about metaphor and symbol and playing. She is playing with the audience because her photographs were very popular.
E questa fotografia è una fotografia che effettivamente racconta una storia non solo del soggetto, ma racchiude al suo interno la metafora, il simbolo, il gioco, perché effettivamente lei sta giocando con il proprio pubblico. Because in those days, people would read about celebrities like Sarah Bernhardt, like the Contessa, and they would buy her image, they would be sold as carte de visite. E diciamo che oggi si parla dei personaggi famosi come appunto Sara Bernhardt, la contessa di Castiglione all'epoca, in queste piccole immagini che vengono effettivamente poi vendute come se fossero biglietti da visita, ecco. So here's another photograph with a story, which is just one of many nudes taken in the 1850s in Paris. E questa è un'altra fotografia, è un'altra storia, è uno dei numerosi nudi che fu appunto realizzato, fotografato a Parigi, siamo intorno al 1850. But it's a very strange one. I mean, I think it was the master of the house photographing a servant.